Allora, buongiorno a tutti, signore e signori, sono Ronny, Rapponi da Pobre Origini. Oggi in questo momento, cioè oggi è il 8 dicembre 2021, il giorno della Madonna, il giorno dell'Immacolata Concezione di Dio. In questa ricorrenza molto importante, oso dire il rosario come lo dico io, perché il rosario è l'arma più potente che abbiamo. No, cioè no, non il rosario, basta. La preghiera è l'arma più potente che abbiamo. Contro le malattie, contro il virus, tutto quanto è l'arma più potente che abbiamo. Perché la preghiera altro non è che un flusso d'amore. Questo flusso d'amore, se fatto da più persone, diventa una cosa grandissima, fortissima, invincibile, e per questo dico è l'arma più potente che abbiamo. Gesù diceva: laddove si riuniranno almeno due in mio nome, cioè in preghiera, io sarò lì con loro. Questo è metaforicamente parlando, nel senso di dire che laddove si riuniranno almeno due in preghiera, la preghiera diventa essendo, come dicevo, un flusso d'amore grandissimo, importantissimo e potentissimo. Se questo flusso d'amore è fatto da due o più persone, diventa una cosa veramente invincibile ed è l'arma più potente che le persone hanno. A prescindere dalla religione, dal credo, in questo momento molto particolare del mondo, della civiltà, tutto quanto, la preghiera diventa l'arma più potente che sia. Che poi la preghiera, come dicevo, prescinde dalla religione, dal credo, tutto quanto. L'importante è il flusso d'amore che proviene dal cuore. Comunque ora dirò il rosario come lo dico io, più breve, ma come lo dico io. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo come in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Rimirateci, o Maria, con cui occhi di pietà, soccorreteci, o Regina, con la vostra carità, e degnatevi impartirci la vostra santa benedizione. O Maria, madre d'amore, benedire dal cielo il nostro cuore. Salve, o Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gioventi pungenti, questa valle di lacrime. O su dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quei tuoi misericordiosi, mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente, o pia, dolce Virgine Maria. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo
Credo nel solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato al Padre prima di tutti i secoli, Dio re, Dio luce della luce, Dio vero del vero, generato non creato dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza è sceso dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria. E si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto il morso pecato, morì, fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo e siede a destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare vivi e morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio, è adorato e glorificato, parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica ed apostolica, professa un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e vita nel mondo che verrà. Amen. Padre nostro, che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo con in terra, e ci oggi il nostro male quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Così sia, così sia, così sia. Angelo custode per te, per la schiera degli angeli celesti, per voi quattro arcangeli. Arcangelo Michele, che sei alla mia destra. Arcangelo Gabriele, che sei alla mia sinistra. Arcangelo Uriel, che sei innanzi a me. Arcangelo Raffaele, che sei alle mie spalle. Così sia, così sia, così sia, così sia. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa e ti fiera dalla pietà celeste. Così sia, così sia, così sia. Per tutti coloro che sono defunti, per tutti coloro che sono defunti, l'eterno riposo dono loro, Signore, splendida essi, la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Così sia, così sia, così sia. Che l'amore ti salvi.